Molte. Buongiorno a tutti. Ho l'impressione che questo tema non susciti lo stesso entusiasmo che hanno suscitato i due precedenti. In realtà, in parte, questa considerazione è giustificata dal fatto che l'argomento della disciplina dei crediti privilegiati in questo particolare tipo di concordato non è particolarmente affascinante. Avrebbe potuto esserlo di più la considerazione del contesto in cui questo tema si colloca, e cioè il concordato con continuità aziendale, perché avrebbe dato il destro a intanto individuarne le fattispecie, definirlo e poi anche magari giustificarlo. Io ho preferito concentrarmi sul cuore del tema che mi è stato assegnato e osservo soltanto dal primo punto di vista che in realtà non è proprio vero, o non è sempre vero, o non è stato vero in tutte le possibili piazze e in tutti i possibili tribunali, che non si sapeva in un primo momento come maneggiare il concordato con continuità aziendale. La disciplina in realtà è venuta dopo che la prassi lo ha incominciato a maneggiare, chiamandolo concordato di risanamento e talora specificandolo come concordato di risanamento diretto, quando il risanamento era perseguito direttamente dall'imprenditore, e concordato di risanamento indiretto, quando era perseguito attraverso l'affitto di azienda e la cessione di azienda. Chi poi ha preso in considerazione questa prassi e ha provato a disciplinarlo non l'ha interpretata in modo del tutto corretto, al di là di cambiare la terminologia e chiamarlo concordato in continuità aziendale, perseguibile nelle due diverse forme, perché forse non ha capito che non c'è nessuna differenza tra un concordato con cessione dei beni e un concordato con cessione dell'azienda quando il prezzo è garantito da una fideiussione bancaria. E non c'è nessuna differenza fra un concordato con cessione dei beni che per esempio siano a reddito e quindi fino alla vendita garantiscono un affitto, e un concordato con cessione dell'azienda il cui prezzo sia garantito da una fideiussione bancaria e il cui affitto nel frattempo sia garantito da una fideiussione bancaria. Sono due concordati uguali, e la circostanza che fra i beni ceduti e temporaneamente messi a reddito ci sia un'azienda è totalmente irrilevante. Perché è totalmente irrilevante la circostanza che l'affitto e la cessione dell'azienda siano proficui o no, perché questi effetti si producono sul patrimonio dell'affittuario e del cessionario e non del concedente venditore. Semmai questa forma di concordato con continuità aziendale, copiata da quello che era stato definito e praticato come concordato di risanamento indiretto, diventa pertinente quando l'esecuzione del concordato è collegata alla redditività dell'azienda affittata e al prezzo dell'azienda ceduta. E solo allora, quando l'affitto e quando il prezzo dipendono nella loro consistenza e nella loro effettività dalla redditività dell'azienda, perché rappresentano una porzione degli utili o un certo numero di anni degli utili che interessa anche all'affittante e cedente considerare quali sono i possibili destini dell'impresa, è allora che si spiega e si giustifica l'applicazione di alcune norme che sono applicabili a maggior ragione al concordato con continuità aziendale diretta. Così come avrebbe potuto essere di un qualche maggiore interesse impegnarsi sul tema della difendibilità di questo istituto. Avete sentito le critiche che Confindustria in sintesi ha mosso a questa disciplina. Ora, la lamentela come mai che si prende così poco dai concordati potrebbe originare la domanda: ma perché capitalizzate così poco le imprese? Se le imprese fossero più capitalizzate, forse ci sarebbe una qualche probabilità di avere un netto patrimoniale superiore in caso di insolvenza. E l'obiezione: ma finiamo per essere sorpresi dai concordati in bianco che vengono depositati dai nostri concorrenti? Beh, le associazioni di categorie dovrebbero pure assicurare un minimo di circolazione delle informazioni, forse non ci vorrebbe molto, periodicamente e anche settimanalmente, almeno a livello provinciale, accertare quali imprese hanno proposto una domanda di concordato in bianco e divulgarlo agli iscritti. La osservazione critica poi che gli imprenditori che utilizzano lo strumento del concordato in bianco con continuità aziendale
sviluppano una sorta di concorrenza sleale nei confronti degli altri perché si avvalgono di questi effetti positivi, dimostra che chi formula questa critica non conosce la realtà delle cose. La policy delle banche è nella direzione che al concordato in bianco corrisponde la sospensione delle linee di credito e vorrei capire quale diavolo di concorrenza sleale possa produrre un'impresa con le linee di credito sospese. Qui io ho l'impressione che se noi dobbiamo misurare la qualità delle nostre imprese dalla competenza delle associazioni di categorie avremo un risultato abbastanza mortificante. Però, come dicevo, io avevo pensato di soffermarmi sul tema che rappresenta il cuore di questa conversazione, cioè la disciplina dei crediti privilegiati in questa figura di concordato. C'è, come sapete tutti, una norma che risolve il problema, almeno dal punto di vista definitorio, che è l'articolo 186 bis, comma 2, lettera C, il quale, per mia memoria e per vostra comodità, dice che il piano può prevedere, fermo quanto disposto dal 160,2, una moratoria sino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. E aggiunge, in tal caso, i creditori muniti di questa causa di prelazione non hanno diritto al voto. Mi pare di capire che questa norma sia stata intesa o sia stata anche intesa come una norma di favore per l'imprenditore che accede a questa forma di concordato preventivo. Però evidentemente questa non è l'unica interpretazione possibile se è vero come è vero che a poche decine di chilometri di distanza da questo tribunale e anche a poche decine di chilometri di distanza dal tribunale di Monza, altri tribunali dichiarano inammissibili le domande di concordato in continuità aziendale se non programmano e garantiscono con una valutazione di attestazione sulla fattibilità del programma il pagamento di tutti i crediti privilegiati entro un anno. Semplifico, non occupandomi della precisazione cosa accade di quelli per i quali è prevista la liquidazione, ma insomma in termini generali si considera questo come un presupposto di ammissibilità della domanda di concordato in continuità aziendale. Credo nella preoccupazione che dal momento che la continuità aziendale postula il mantenimento dei beni produttivi nella disponibilità dell'imprenditore che cerca di eseguire il concordato continuando l'attività, un prolungamento dell'attività in ipotesi con perdite di conto economico possa rappresentare un attentato al patrimonio e quindi un attentato alla salvaguardia del pagamento dei creditori privilegiati. La preoccupazione è quindi che una dilazione eccessiva nel pagamento dei creditori privilegiati comporti, al di là di problemi di liquidità, anche problemi di salvaguardia dell'integrità del patrimonio che rappresenta la garanzia o speciale o generale del loro soddisfacimento. Io credo che la interpretazione di questa norma, nel senso di considerarla un aiuto all'imprenditore che utilizza questa forma di concordato, piuttosto che considerarla come una salvaguardia dei creditori privilegiati per un limite a quello che è il trattamento dilazionato del loro credito, la prima soluzione credo che vada preferita, se non altro perché è più coerente con l'evoluzione che la legge fallimentare e il diritto concorsuale sta segnalando in questi ultimi tempi. Mi pare che sia in linea con la corrispondente modifica che ha subito l'articolo 182 bis al primo comma quando ha previsto la possibilità di imporre una moratoria coatta di 4 mesi ai creditori non aderenti nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. E se noi pensiamo che questa è una norma che si può applicare dopo che una corrispondente e superiore moratoria coatta è stata conseguita con un'istanza di sospensione, per cui se facciamo i conti arriviamo a 9 o 10 mesi di moratoria coatta negli ambiti degli accordi di ristrutturazione, se quella, come mi pare indiscutibile, è una norma di favore per l'esecuzione degli accordi, anche questa mi parrebbe indiscutibile doverla leggere come una norma di favore per l'imprenditore che utilizza questa forma di concordato.
Se poi considero la evoluzione di questo tipo di concetto, di questo tipo di approccio, segnata per esempio da un decreto legge del giugno del 2013 che interviene sulla materia della riscossione e relativamente ai tributi per i quali già era prevista la possibilità di una rateizzazione in 6 anni, ne concede una rateizzazione in 10 anni, mi pare di poter leggere che questi interventi, poter, come dire, inserire questi interventi in un disegno complessivo di favore dell'imprenditore che cerca di superare il momento di crisi, piuttosto che come il riflesso della volontà di attribuire una salvaguardia speciale ai creditori privilegiati. Anche perché a me pare che la salvaguardia dei creditori privilegiati, anche nella prospettiva di una dilazione del loro pagamento, stia altrove. Si può discutere se è efficace e sufficiente, ma sta altrove. In termini sostanziali sta nella disciplina dell'articolo 111, che per tutti i privilegi speciali, di carattere legale o di carattere convenzionale, disinnesca il problema delle perdite derivanti da una eccessiva maturazione di crediti prededucibili, perché come voi sapete i crediti prededucibili si esercitano sul netto dei beni assoggettati a una garanzia di carattere speciale, che rimangono quindi sostanzialmente indifferenti alla circostanza che l'indebitamento esploda, perché sul bene vincolato alla garanzia speciale si soddisfano per primi comunque. Da un punto di vista processuale mi pare che la salvaguardia per i creditori privilegiati sia rappresentata dalla corrispondente attribuzione del voto alla domanda di concordato, presumibilmente e ragionevolmente da organizzare in classe e quindi prospetticamente utile per un voto contrario di una classe contraria e per una valutazione comparativa in sede di omologa fra quello che i creditori privilegiati, sia pure prorogati e riservato, e quello che verrebbe riservato loro in sede fallimentare. Quindi, detto questo come approccio di carattere generale alla circostanza che a me pare più una norma di favore per l'imprenditore che non una norma di salvaguardia per i privilegiati, rimane fermo, come vi ho detto, che il punto dal quale partire per comprendere o per cercare di comprendere la portata di questa norma è la precisazione, fermo quanto disposto dall'articolo 160 secondo comma, il che rende pertinenti per il nostro tema, la disciplina dei crediti privilegiati nel concordato con continuità aziendale, tutti i temi che sono propri della disciplina dei crediti privilegiati nel concordato di liquidazione, quelli che sono originati dall'articolo 160 secondo comma. Primo fra i quali, importante credo non solo per ragioni di carattere amministrativo e burocratico, ma anche per ragioni di carattere sistematico, è quello che impone la indicazione, la domanda di concordato, la precisazione di quali crediti sono privilegiati e quali no, e per i privilegiati dei beni o dei diritti sui quali insiste il privilegio o che sono vincolati a una causa di prelazione. Questa richiesta e l'articolo 160 secondo comma, che come voi sapete prevede la possibilità di un soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati attraverso una stima che dimostri che il loro trattamento non sarebbe deteriore rispetto a quello che riceverebbero in altra sede, la combinazione di queste due disposizioni credo che origini il principio, che non è una conclusione particolarmente originale, secondo il quale rimane fermo l'originaria indicazione secondo la quale nel concordato preventivo tutti i crediti privilegiati vanno pagati integralmente, con il solo limite di quelli per i quali, con le caratteristiche, con le condizioni e con le tecniche dell'articolo 160 secondo comma, si preveda e si giustifichi lo stralcio. Da questo si originano alcuni problemi di carattere, come dire, operativo, per l'ipotesi che non vi sia sufficiente accuratezza nell'utilizzare l'articolo 160 secondo comma nel concordato liquidativo, ma abbiamo appena detto anche nel concordato con continuità aziendale, per evitare dei possibili effetti distorsivi. Per esempio il credito di rivalsa IVA,
Se io non prevedo con una stima ai sensi del 160 secondo comma che certi crediti rivalsa IVA, come non sarebbero capienti nel fallimento, non devono essere pagati integralmente neanche nel concordato preventivo, questa dimenticanza porta, a mio avviso, automaticamente alla collocazione di questo credito fra i privilegiati. Lo stesso per gli stralci insufficienti. Vero che è possibile prevedere nel concordato attraverso la stima giurata che un credito la cui causa di prelazione insiste su un bene incapiente venga pagato soltanto per la parte per la quale sarebbe presumibilmente soddisfatto nel fallimento, ma per quella parte va poi pagato, a prescindere dal risultato dell'effettivo realizzo del bene. Ed è possibile che uno stralcio insufficiente produca questo fenomeno, come dire, distorsivo, che il bene viene realizzato per un prezzo inferiore, ma la stima che è stata fatta nella domanda di concordato impone di pagare il credito privilegiato per l'importo per il quale tale è stato qualificato, attingendo al restante attivo derivante dalla liquidazione immobiliare. Questo può originare un altro effetto, come dire, spiacevole, che lo stralcio sia eccessivamente severo per prevenire questo pericolo. E allora forse dovrebbe aiutare in questa direzione la previsione, talora presente, talora no, nelle domande di concordato, del cosiddetto diritto di accrescimento. Si stralcia il credito assistito da una garanzia su un bene incapiente, ma si prevede che se poi la realizzazione del bene producesse un risultato migliore, fino a concorrenza dell'importo del credito, questo risultato va riservato al creditore assistito da una causa di prelazione. Uno degli altri temi che si pongono nel concordato liquidativo e che si trasferiscono nel concordato con continuità aziendale per la salvezza che viene fatta dall'articolo 160 secondo comma è quello che riguarda i crediti assistiti da cessioni prosolvendo, tipicamente gli anticipi di portafoglio commerciale da parte delle banche. È pacifico, a mio avviso, che la cessione di credito prosolvendo debba essere equiparata al pegno di credito. Lo si ricava ormai in modo consolidato dalla disciplina delle garanzie finanziarie. Il pegno di credito esprime una causa di prelazione. La causa di prelazione è soggetta al principio che abbiamo ricavato dalle due esposizioni ricordate, e cioè che se non si interviene con l'articolo 160 secondo comma a limitarne la presa, va osservata e va, come dire, fatta oggetto della disciplina dei crediti privilegiati. Ergo, divieto del voto per i crediti che sono assistiti da cessione di credito prosolvendo, ergo, pagamento integrale. Tutte le volte nelle quali non si interviene con la stima dell'articolo 160 comma secondo per dimostrare che il pagamento integrale non è giustificato, per esempio perché i crediti ceduti non sono riscossi o non sono riscuotibili. Credo che questo sia un tema che merita un'attenzione anche operativa, vista la dimensione di certi rischi di portafoglio nel momento in cui un'impresa accede al concordato preventivo e visto la presumibile integrazione delle operazioni di anticipazione di portafoglio commerciale da una cessione di credito presumibilmente resa opponibile al concordato preventivo, soprattutto se il concordato preventivo segue a una fase di difficoltà dell'impresa che abbia consigliato la banca o le banche che pur non avessero perfezionato con la notifica le cessioni di credito originarie a farlo successivamente, visto che è sufficiente che la notifica intervenga prima dell'apertura della procedura. Non è necessario che sia concomitante all'operazione di anticipazione del portafoglio. Il tema però che è probabilmente più rilevante e più interessante anche nella nostra prospettazione è quello dei privilegi generali, più che quello delle cause di prelazione rappresentate da pegno ipoteca o da privilegio speciale. Perché forse ci si può e ci si deve domandare in generale se sia ammissibile una proposta di concordato in continuità aziendale, ma il tema mi pare comune al concordato liquidativo, che preveda uno stralcio dei privilegi generali. Perché lo stralcio dei privilegi generali in linea di principio postula il trattamento zero per i chirografari.
perché non è possibile stralciare crediti privilegiati arrivando fino a un certo grado di privilegi e non di più e poi prevedere una percentuale per i creditori chirografari, il cui soddisfacimento postula al contrario il pagamento integrale dei privilegiati che li precedono. Salvo l'intervento che io considero totalmente ammissibile e rispetto al quale considero totalmente irrilevante se sia un intervento a latere o un intervento sul patrimonio dell'impresa, della cosiddetta finanza terza. Ma salvo questo tema e salvo il fatto che la finanza terza, nel momento in cui va a soddisfare i creditori chirografari con un apporto patrimoniale che non appartiene all'impresa e quindi giustifica questo tipo di soluzione, comunque non necessariamente va a integrare il patrimonio per il pagamento integrale dei privilegiati, per cui rimane il tema della stralciabilità o meno dei privilegi generali, qui a una valutazione che io avrei considerato pacificamente positiva dell'ammissibilità di una proposta che preveda un pagamento soltanto parziale dei privilegi generali e un trattamento zero dei creditori chirografari oppure un trattamento assicurato da finanza terza, noi credo che dobbiamo fare i conti con quella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che voi ben conoscete, la numero 1521 del 2013, che ha individuato la causa del concordato nel soddisfacimento in misura non nominale e in tempi ragionevoli dei creditori. Io credo che questa decisione meriti un atteggiamento che definirei disobbedienza civile. È una decisione non condividibile. E non è condividibile perché o si propone o produce il risultato, dipende se questo fatto rappresenta una conseguenza consapevole o inconsapevole di chi l'ha scritta, di fare rientrare dalla finestra il principio della governabilità della convenienza da parte del Tribunale che era uscito dalla porta. Perché pretendere che la causa del concordato sia rappresentata da un soddisfacimento non nominale in un tempo ragionevole vuol dire fare un ragionamento valutativo di convenienza per i creditori ai quali questa proposta è rivolta e questo ragionamento valutativo era presente nel vecchio concordato in sede di omologa e è stato cancellato anche in sede di omologa. Figurarsi se è concepibile che possa essere reintrodotto in sede di ammissione. Ho avuto modo in un'altra recente occasione di fare due esempi, era un'occasione nella quale questi esempi erano più conosciuti perché erano anche geograficamente collocati. Uno riguarda un recente concordato, per fortuna ammesso e omologato, prima dell'intervento di questa decisione, nel quale il grado di soddisfacimento dei privilegi non va oltre i super privilegiati e nel quale il trattamento dei chirografari è assicurato in una misura quasi simbologa da finanza terza. Però questo concordato ha salvato uno stabilimento e oltre 200 persone in un paese che forse ne conta 250 di famiglie. Mi domando se sarebbe stato preferibile, siccome il soddisfacimento è meno che minimale e in tempi che non sono misurabili per chi non viene soddisfatto, se sarebbe stato preferibile il fallimento. Sono in condizione di citare un altro esempio che però non nomino anche per ragioni scaramantiche perché l'omologa non è ancora venuta, di un concordato nel quale il soddisfacimento dei creditori viene mediante conversione dei crediti in capitale di rischio, dove capite che taluno in relazione all'importanza del proprio credito riceverà il 10% del capitale di rischio, tal'altro in relazione alla modestia del proprio credito riceverà lo 0,2% del capitale di rischio, che non realizzerà presumibilmente mai, trattandosi di una società non quotata in borsa e la cui circolazione delle partecipazioni sarà evidentemente ingessata. Ma sarà preferibile per costui ricevere poco da realizzare in tempi non valutabili, ma continuare a fornire questa impresa, oppure ricevere nulla per l'eternità perdendo un cliente? Se noi consideriamo che questa impresa è una società di gestione di un aeroporto, forse ci rendiamo conto che non soltanto per i creditori che vi partecipano, ma anche per un qualche indotto,
sarebbe importante correggere la individuazione della natura di concordato in quella causa che è stata individuata dalla Corte di Cassazione. Però, ripeto, questo è un tema sul quale noi dobbiamo confrontarci, perché quando immaginiamo di stralciare i creditori privilegiati o nella quantità o nella cronologia del loro soddisfacimento, oggi avremo anche un interlocutore di più rappresentato da questa decisione e da questo indirizzo. Allora, io credo che se consideriamo superabile o accantonabile il tema della coerenza di una soluzione che preveda un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati anche assistiti da privilegio generale, e ci occupiamo di valutare se tecnicamente sia consentito o sia ammissibile, visto che il 186 bis è incentrato su questo tema della moratoria dei privilegiati e quindi sulla previsione di un pagamento dilazionato, io credo che in generale il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati sia assolutamente ammissibile, ma non solo nel concordato con continuità aziendale. Perché il concordato con continuità aziendale, come ho detto, fa salvo l'articolo 160 secondo comma, e l'articolo 160 secondo comma consente senz'altro quello che io chiamo stralcio finanziario, cioè uno stralcio che non è rappresentato o non è rappresentato solo da un pagamento non integrale nella sua misura quantitativa, ma un pagamento non integrale anche nella sua componente finanziaria, e cioè dilazionato. Ed è consentito negli stessi identici termini nei quali è consentito lo stralcio economico. Se lo stralcio economico, cioè un pagamento non integrale, è consentito nei limiti in cui non assicura condizioni deteriori rispetto a quello che sarebbe il soddisfacimento in sede fallimentare, uguale lo stralcio finanziario, cioè lo stralcio rappresentato da un pagamento dilazionato, è consentito negli stessi limiti in cui, attraverso la stima giurata del 160 secondo comma, si valuta che sarebbe rappresentato il trattamento che il credito privilegiato riceverebbe in sede fallimentare. D'altro canto, noi abbiamo due norme o tre prima di quella che stiamo considerando, l'articolo 182 ter, che parlando di crediti tributari, che normalmente sono crediti privilegiati, dice: con il piano di quell'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati, eccetera, eccetera, eccetera. E non capirei perché si possa per legge prevedere il pagamento dilazionato dei crediti tributari e non si dovesse prevedere il pagamento dilazionato dei privilegi diversi da quelli portati dai crediti tributari. Ma poi addurrei una ragione che mi pare più rilevante di carattere sistematico. Non dovremmo dimenticare mai che, in virtù di una scelta che io considero sciagurata, il nuovo concordato preventivo assolve anche la funzione della vecchia amministrazione controllata. E le povere imprese che nel passato avrebbero visto come istituto volto a superare una crisi di impresa momentanea l'amministrazione controllata, oggi devono utilizzare necessariamente il concordato preventivo. Ed è impensabile che il rimedio, lo strumento che caratterizzava l'amministrazione controllata, che era rappresentato proprio dalla dilazione del pagamento dei debiti chirografari e privilegiati, non sia disponibile oggi per il solo fatto che la disciplina dell'uno e dell'altro ha voluto essere fusa in un unico contenitore che è il concordato preventivo. Quindi da un punto di vista, come dire, di diritto positivo e da un punto di vista di carattere, diciamo così, dogmatico, è inevitabile concludere che il pagamento dei crediti privilegiati sia consentito anche nel nuovo concordato, nei limiti, ripeto, dell'articolo 160 secondo comma. Questo pone un problema che credo che sia soltanto tecnico, di individuare qual è la parte non soddisfatta per il quale il credito privilegiato è messo al voto. È facile quando lo stralcio è economico. Se un credito di valore nominale 100 viene collocato in privilegio soltanto per 80 perché il bene lo si giudica capiente fino a 80, vorrà dire che sarà messo al voto per 20. In termini di stralcio finanziario noi dobbiamo praticare delle tecniche di attualizzazione.
e ritengo che uno dei possibili criteri sia quello derivante dall'applicazione degli interessi che sono via via dettati per il pagamento ritardato, che è un pagamento dilazionato, delle obbligazioni commerciali. Sono disponibile ad accettare qualsiasi altro criterio tecnico, ma credo che il principio debba essere quello secondo il quale l'ammissione al voto del credito privilegiato, il cui stralcio è anche o solo rappresentato dalla direzione di pagamento, debba essere misurato in termini di attualizzazione del suo valore di acquisto. Concludendo e portando queste considerazioni del 160 secondo comma dentro al concordato con continuità aziendale, come chiede il 186 bis. Fermo restando quindi che lo stralcio è consentito sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista finanziario, noi non abbiamo nessun tipo di correttivo alle conclusioni che credo che debbano essere tratte o che ho provato a, come dire, sintetizzare, che ricaviamo dalla disciplina del articolo 160 secondo comma. I crediti privilegiati nel concordato con continuità aziendale possono essere stralciati da un punto di vista economico e da un punto di vista finanziario nei limiti in cui e fino a quanto e fino a quando lo sarebbero in una liquidazione alternativa che può essere rappresentata dalla liquidazione fallimentare. Non solo per quelli sui quali viene richiamata l'attenzione che sono destinati alla liquidazione, certamente per i beni che sono destinati alla liquidazione, che il loro realizzo avvenga in un concordato in continuità o che il loro realizzo avvenga in un concordato liquidativo, per i creditori che hanno una causa di prelazione su questi beni è indifferente. E quindi l'articolo 160 trova una attuazione completa. Ma anche per i beni di cui non è prevista la liquidazione, perché sono a servizio della continuazione della gestione aziendale e la continuazione della gestione aziendale caratterizza questa forma di concordato, rimane fermo il giudizio comparativo che sarebbe fatto utilizzando la tecnica dell'articolo 160 secondo comma, perché anche nel concordato liquidativo è indifferente l'accertamento se la stima dell'entità e dei tempi di liquidazione del bene che è servita per giustificare lo stralcio economico e finanziario sarà una stima azzeccata o no. È indifferente che, avendo stimato il perito che quell'immobile su cui insiste un credito con un'ipoteca di 100 sarà liquidato in 2 anni soltanto per 80, veda poi confermata o no la sua previsione per cui il realizzo sia effettivamente 80 in 2 anni oppure il realizzo sia più, sia meno, sia prima o sia dopo. Una volta ammesso il credito privilegiato per un importo al concordato preventivo, è indifferente la circostanza che la vendita del bene interessato confermi o non confermi la valutazione che è stata fatta dallo stimatore. Quindi anche sotto questo profilo non ci interessa che nel concordato con continuità aziendale il differimento e forse, come dire, la esclusione della liquidazione del bene sia difforme o conforme a quello che verrebbe nel concordato liquidativo, perché anche nel concordato liquidativo, una volta valutato sulla base della stima dell'articolo 160 secondo comma per quanto poter ammettere un credito in via privilegiata e per quanto doverlo stralciare, è poi indifferente la circostanza che la liquidazione avvenga davvero o no nei termini che sono stati immaginati dallo stimatore. Qual è allora la differenza? La differenza è solo una e a me pare relativamente modesta. La differenza è che nel concordato liquidativo allo stralcio consegue il voto. E allo stralcio finanziario consegue il voto per la parte residua, e la parte residua è quella frutto di quel calcolo di attualizzazione di cui vi ho detto. Nel concordato con continuità aziendale, allo stralcio finanziario non consegue il voto tutte le volte che lo stralcio sia limitato a un periodo che non supera l'anno. Perché è questo il significato di questa norma. Nel momento in cui dice che si può prevedere una moratoria di un anno e si può senz'altro prevedere, come lo si potrebbe prevedere nell'articolo 160 secondo comma in un concordato liquidativo, ma aggiunge: questi qui però non votano.
mentre nel concordato liquidativo voterebbero tanto quanto sarebbe misurata la parte residua del credito che non viene pagata attraverso un meccanismo di attualizzazione. Se volete esprimere in termini diversi e forse più chiari lo stesso concetto, nel concordato con continuità aziendale l'imprenditore può imporre ai creditori privilegiati una moratoria non superiore a un anno senza avere il contraccolpo del voto. Imporglielo nel senso che la domanda deve essere considerata ammissibile e non deve essere sottoposta al voto di coloro che ne vengono incisi, se ne vengono incisi in questa misura. Perché dico che mi pare uno strumento dagli effetti limitati? Intanto perché è uno strumento che non dà vantaggi sostanziali supplementari, ma se volete dà dei vantaggi strategici. Si paralizza il diritto di voto di una serie di creditori che potrebbero essere scontenti perché si vedono falcidiati, sia pure da un punto di vista finanziario. Ma soprattutto perché credo che questo strumento incontri il limite derivante dalla previsione fermo quanto disposto dall'articolo 160 secondo comma. Io non posso dilazionare neanche per un termine infrannuale il credito privilegiato che in sede alternativa sarebbe pagato immediatamente, perché l'articolo 160 secondo comma mi consente di stralciare i crediti privilegiati dal punto di vista economico o dal punto di vista finanziario nei limiti in cui non subirebbero un trattamento deteriore in una sede alternativa. E io non rispetterei l'articolo 160 secondo comma, che debbo rispettare anche nel concordato in continuità aziendale, se imponessi una moratoria dei creditori che in sede alternativa sarebbero pagati immediatamente. Un pegno su strumenti finanziari, che sono immediatamente liquidabili. Un pegno su crediti, quelli di cui parlavamo prima, che potrebbero scadere ed essere riscossi prima della fine dell'anno. O un pegno su merci, che potrebbero essere cedute e liquidate prima della moratoria annuale che io mi propongo di imporre ai creditori. Quindi, concludendo, in questi termini dobbiamo contenere l'effetto della disciplina speciale dei crediti privilegiati nel concordato in continuità aziendale nel prevedere che tutte le volte che, compatibilmente con la valutazione comparativa dell'articolo 160 secondo comma, sia prevista un differimento nel pagamento dei crediti privilegiati, nella parte in cui o per i crediti per i quali il differimento è contenuto nel limite dell'anno, i creditori che nel concordato liquidativo vedrebbero attribuito la loro tutela anche all'attribuzione del diritto di voto, presumibilmente in classe separata e con la possibilità di innescare il meccanismo del crown down in sede di omologazione, qui invece vengono privati di questo potere e questo è in questo limite rappresenta una modalità di sostegno di questa forma di concordato preventivo. Grazie molto per l'attenzione.